ancora messaggi di gente che non riesce a collegarsi. Tecnici e a breve dovrebbe arrivare l'avviso che ho fatto partire la registrazione, quindi siamo in onda. Va bene, allora buonasera a tutti, benvenuti per questo secondo incontro del nostro ciclo di seminari del CESIM sul pensiero di Dante. La volta scorsa abbiamo iniziato, mi sembra, molto bene con una bellissima relazione di Pasquale Porro. Può essere, voglio sottolinearlo per gli studenti, che qualcuno abbia trovato alcuni temi difficili, che magari non conoscesse alcuni aspetti cui lui ha fatto riferimento, certi rinvii, per esempio, al rapporto Tommaso e Francescani. Ma l'idea era comunque di fare una presentazione su un tema fondamentale relativo al pensiero filosofico di Dante, alla sua concezione della filosofia, all'immagine che ha di un grande filosofo suo contemporaneo. Poi, diciamo, vorrei anche sottolineare che in questi seminari noi abbiamo coinvolto una serie di colleghi anche molto autorevoli, come appunto Pasquale Porro, ma abbiamo voluto coinvolgere varie persone che lavorano su Dante e per me è un grande piacere, devo dire in qualche modo è anche un motivo di orgoglio che il secondo seminario lo tenga un dottorando molto giovane, come vedete, che lavora a una tesi di dottorato sotto la supervisione del collega Stefano Simonetta e mia sulla monarchia in particolare, e che tratta esattamente del tema di cui ci parlerà oggi, o per essere più precisi, il tema di cui ci parlerà oggi è un sottoinsieme di un insieme più ampio che è una ricerca sul ruolo della logica e dell'argomentazione logica nella monarchia di Dante. Darei a questo punto la parola a Stefano Pellizzari per la sua presentazione con la preghiera di non dare troppo per scontato la conoscenza da parte dell'uditorio, che è molto composito di alcune dottrine logiche di cui lui poi ci parlerà. Prego, Stefano. Buonasera a tutti e grazie per questa presentazione, grazie a tutti voi per essere connessi, per essere presenti. È per me un onore, oltre che un grande piacere, prendere parte a questo ciclo di incontri che quest'anno appunto è dedicato proprio a Dante e alla cultura filosofica del suo tempo. E vorrei iniziare proprio con un commento sul titolo scelto per questo ciclo e sull'idea stessa di una cultura filosofica al tempo di Dante. Proprio quel Graziolo Bambaglioli che definisce Dante un vero alunno della filosofia, oltre che un poeta eccelso, nel proemio al suo commento all'Inferno, chiosa questa affermazione dicendo che grazie alla profondità del suo intelletto, il poeta fu in grado di giungere alla fonte di ogni scienza. E in questo modo il notaro bolognese, che peraltro sarà qualche anno dopo il destinatario del famoso attacco alla monarchia di Guido Vernani, uno dei più antichi oppositori politici di Dante, non solo mostrava di condividere un'idea di filosofia in qualche modo affine a quella che Dante presenta nel convivio, cioè un amore disinteressato per ogni parte del sapere, ma implicitamente riconosceva anche l'estensione, la vastità degli interessi dottrinali di Dante. E fra questi interessi è un posto del tutto privilegiato, come cercherò di dimostrarvi anche oggi, è quello occupato dalla conoscenza dantesca della logica, che costituiva proprio quel modo di sapere, quel modus sciendi, che, come aveva detto Aristotele al termine degli analitici primi, costituiva la via d'accesso ad ogni scienza, ad ogni parte del sapere. E fin dalle rime aspre e sottili, giovanili, che Dante mostra di avere una certa familiarità con il lessico, proprio della logica. E però, specialmente a partire dal quarto trattato del convivio e poi nella monarchia, che Dante dimostra una conoscenza davvero approfondita di questa disciplina, che si esplica soprattutto, come vedremo, in un uso massiccio e talvolta esibito di una terminologia propriamente specialistica.
E proprio a questo proposito, Bruno Nardi, nel 1965, in occasione di un altro settecentenario dantesco, cioè quello della nascita, legava strettamente questo raggiunto dominio nell'arte dell'oicare, che avrebbe caratterizzato il quarto trattato del convivio, la monarchia, alla raggiunta maturità filosofica di Dante. A suo avviso, infatti, a partire dal quarto trattato del convivio, il poeta avrebbe dato prova di una perfetta conoscenza, come scrive, tanto delle summule logicales di Pietro Ispano, o più propriamente i tractatus, quanto dei libri che componevano l'organon aristotelico, cioè quella sezione dell'opera di Aristotele dedicata appunto alla logica o dialettica. In maniera ancora più interessante, però, la maturità filosofica di Dante, la sua raggiunta maturità filosofica, veniva collegata da Bruno Nardi all'arte di cogliere il punto debole e sofistico degli argomenti usati dagli avversari e, come possiamo leggere, all'arte di rintuzzare i grossolani sofismi, soprattutto dei teologi. Ecco, il luogo in cui il poeta si occupa più tecnicamente di rintuzzare, cioè replicare e ribattere in maniera arguta agli errori logici dei propri avversari e di confutare, per usare, uso le parole del canto undicesimo del Paradiso che ho messo nel titolo, il regnar per forza e per sofismi dei sostenitori della dipendenza dell'autorità dell'imperatore da quella del Papa, è senza dubbio questo luogo, il terzo libro della Monarchia. E in questo contesto, infatti, Dante si appella in almeno tre occasioni, come sappiamo, a degli errori logici, delle fallacie che Aristotele aveva descritto e catalogato negli elenchi sofistici. E utilizza questi tipi di errori per poter confutare appunto degli argomenti che oggi vi mostrerò. Nonostante l'importanza che Gianardi annetteva alla padronanza dantesca di queste armi dialettiche, il modo in cui vengono concretamente impiegate nella monarchia ha ricevuto un'attenzione solo parziale da parte della critica. La tendenza prevalente fra i commentatori, quella, diciamo così, che si è storicamente determinata nel corso degli anni, è quella di rimandare in modo piuttosto generico a una manciata di luoghi degli elenchi sofistici e soprattutto al settimo Tractatus di Pietro Ispano. Più che la perfetta conoscenza di questi luoghi, però, da cui peraltro Dante a volte diverge, più interessante risulta essere l'uso personale piuttosto raffinato che Dante fa delle dottrine che essi veicolano. E proprio questo uso, come cercherò di argomentare, è forse il vero segno di una raggiunta maturità filosofica e della sua familiarità con quel mondo delle dispute, delle disputazioni, di cui dovette avere esperienza non solo negli anni fiorentini, ma anche in vari altri momenti della sua vita. Nella presentazione di oggi mi propongo tre obiettivi. Il primo è quello di contestualizzare l'uso dantesco delle fallacie nell'ambito specifico del terzo libro della Monarchia. In particolare vorrei provare a rispondere a una domanda difficile, ma a mio avviso essenziale. Come si spiega dal punto di vista di Dante che dei teologi affermati, come quelli che indica come i suoi interlocutori, potessero cadere vittima di grossolani sofismi come quelli che smaschera nelle confutazioni del trattato? Com'è possibile, cioè, che dei teologi, dalla loro postazione intellettuale, commettessero degli errori proprio in quel campo basilare della logica che dovevano padroneggiare come dei maestri? In secondo luogo, vorrei soffermarmi in maniera più analitica sull'uso che Dante fa delle tre fallacie che ho menzionato prima, mettendo in luce alcuni tratti di originalità e di divergenza rispetto ai luoghi che canonicamente vengono riportati nei commenti. Infine, vorrei presentare una significativa messa in scena, una drammatizzazione di due fallacie nel Paradiso, che testimonia in maniera significativa qualcosa che ben conosciamo, ossia un'affinità dottrinale, se non addirittura una contiguità cronologica, fra la terza cantica e il trattato politico. E veniamo al primo punto. Per rispondere a questa domanda difficile ma essenziale,
A mio avviso bisogna tenere nella più seria considerazione il modo in cui Dante, nei primi capitoli del libro, introduce la questione. Come sappiamo, il problema viene fin da subito presentata nei termini tecnici, della quaestio disputata. Ci si chiede, cioè, se, l'autorità del monarca romano dipenda immediatamente da Dio oppure, mediatamente da un mediatore, in questo caso dal Papa. Relativamente a tale questione, Dante compie un rilievo significativo. Se di solito, dice, è l'ignoranza a generare il disaccordo, in questo caso avviene il contrario. Il contrasto, infatti, rispetto a tale problema è talmente aspro e virulento da divenire esso stesso causa di ignoranza. E come ciò avvenga, è detto subito dopo. Il contrasto per Dante genera ignoranza in questo caso perché la passione di parte infiamma a tal punto l'animo dei contendenti da anticipare il lume della loro ragione, trascinandoli, come scrive, in una cecità pervicace, incapace persino di vedere se stessa. Di qui, la necessità, per Dante di ripristinare, di richiamare a quel lume della ragione che, come si trova scritto, si trova momentaneamente postposito, posposto, facendo precedere, alla dimostrazione positiva, ostensiva della verità, una confutazione serrata degli errori commessi a causa di quella che con un termine tecnico indica, una prevolazio, un'anticipazione, che l'appetito di parte, rispetto al giudizio dell'intelletto. È proprio guardando questo contesto passionale, e quindi all'intellettualismo etico che pervade anche altri passaggi della monarchia, che a mio parere possiamo comprendere come potesse essere, dalla prospettiva di Dante, che anche dei teologi affermati potessero cadere vittima di grossolani sofismi come quelli che, vi mostrerò nel seguito. Chi siano costoro, Dante lo dice espressamente. Non fa dei nomi, ma come già aveva notato Gustavo Vinai, presenta delle categorie di avversari. Essi non coincidono né co con coloro cui l'avidità ha irreversibilmente, irredimibilmente estinto il lume della ragione, né con i decretalisti privi di qualsiasi preparazione filosofica e teologica, ma coincidono direttamente con il sommo pontefice, alcuni pastori delle gregge cristiane e alcuni ali che rimangono, indeterminati, che sono preda, dice il poeta aggiungendo un forse, di un eccessivo zelo nei confronti della Chiesa. Ecco, per mettere pubblicamente a nudo, gli errori provocati da questo eccesso di zelo, Dante si muove, su un duplice binario nel terzo libro. Sul piano dell'interpretazione della sacra pagina, della scrittura, da cui questi avversari traggono la maggior parte dei loro argomenti, richiama costantemente la priorità del senso letterale sul senso allegorico, dichiarando anche audacemente che chi torce la scrittura con industria compie un peccato contro lo Spirito Santo. Anche la scrittura, proprio come l'intelletto, proprio come il lume dell'intelletto, può infatti essere torta e posposta, come Dante, dice nel 29° del Paradiso. Sul piano dell'argomentazione razionale, Dante si serve invece con una significativa maestria dell'armamentario dialettico messo a disposizione dalla logica, e dalle fallacie che abbiamo richiamato. Quindi su entrambi questi binari si tratta di ripristinare la priorità e del senso letterale e del lume della ragione sul senso allegorico svincolato dal senso letterale e dall'appetito di parte che trascina in errori anche grossolani. Vorrei venire ora al secondo punto. Presentandovi il primo caso in cui Dante impiega una di queste fallacie. La prima di queste fallacie, la fallacia secundum quidem simpliciter, viene chiamata in causa nel contesto del capitolo quarto, in un passaggio che un critico come Michele Maccarrone, ormai nel 1955, descriveva come caratterizzato da un gusto scolastico che in verità appesantisce il lungo capitolo. Questa considerazione di tipo estetico, diciamo così, in realtà non solo falliva nel riconoscere l'importanza di questo snodo per l'intera disputa svolta nel terzo libro, ma sminuiva anche in qualche modo l'accuratezza stilistica del poeta. Per
Conformandosi anche in questo caso all'uso che era tipico della questio, infatti Dante formula un'osservazione relativa al metodo che intende impiegare nella confutazione di tutti gli argomenti degli avversari. Citando direttamente gli elenchi sofistici, Dante osserva che un'argomentazione può dirsi confutata, respinta, quando viene reso evidente il suo errore, che può risiedere o nella materia o nella forma del sillogismo. Nella materia del sillogismo se si assume il falso, quindi se una o entrambe le premesse sono false. Nella forma del sillogismo se non si sillogizza correttamente, cioè se non si rispettano le regole della logica, se non si rispettano le clausole definitorie del sillogismo. Fra queste clausole vi è ad esempio quella di avere solamente tre termini, due termini estremi, diciamo, collegati da un termine medio, e viene violata se si usano ad esempio quattro termini, senza alcun medio che colleghi le due premesse. Questa è grosso modo la classificazione che Dante presenta in questo capitolo quarto, e da questa classificazione dell'errore Dante deduce due diverse tecniche di confutazione. Se l'errore è nella forma, allora si tratta di dimostrare che la forma del sillogismo non è rispettata. E per tornare al caso di prima, ad esempio, che sono utilizzati quattro termini anziché tre. Se l'errore risiede invece nella materia, cioè nella falsità di una o di entrambe le premesse, si può trovare di fronte, dice Dante, a due casi distinti. O come premessa si assume qualcosa che è completamente falso, che, dice Dante, è falsum simpliciter, cioè in senso assoluto. Oppure si può assumere qualcosa che è falso non in senso assoluto, ma secondo un certo punto di vista, secondo un certo rispetto. E questo è quello che chiama falsum secundum quid. La strategia allora conseguentemente sarà quella di demolire interamente la premessa completamente falsa, nel primo caso, e di distinguere ciò che c'è di vero da ciò che c'è di falso nel secondo, mostrando come la verità della premessa non possa essere assunta in un senso assoluto. È certamente vero che Dante, come notano i commentatori, desume questa dottrina direttamente dal capitolo 18 degli Elenchi Sofistici, quel capitolo che costituisce proprio l'apertura della sezione dell'opera dedicata alla risoluzione delle fallacie. È stato ampiamente trascurato, tuttavia, il modo del tutto personale in cui Dante, già in questo caso, riformula le idee di Aristotele. In particolare, il testo della monarchia si discosta dalla sentenza aristotelica in tre importanti sensi. In primo luogo, come hanno notato Andrea Tabarroni e Paolo Chiesa, Dante si serve di una terminologia di per sé assente dal testo aristotelico, tipica della tradizione esegetica dei commentari. Un esempio è la distinzione fra un peccatum in materia e un peccatum in forma. La stessa distinzione fra materia e forma è qualcosa che giunge in Occidente solo in epoca medievale. In secondo luogo, e questo mi sembra non sia stato molto sottolineato, Aristotele indica il fare distinzioni come la tecnica specifica per confutare i sillogismi che peccano secondo la forma. Per Dante invece, come abbiamo visto, tale strategia va applicata all'errore in materia e più specificatamente a quelle premesse che sono false secondo un quid, secondo un certo punto di vista. Per i sillogismi peccanti secondo la forma, come abbiamo visto, dal punto di vista di Dante è sufficiente mostrare in che termini la forma del sillogismo non sia stata osservata, non sia stata mantenuta. Infine, e questo è un punto abbastanza originale, che differenzia Dante dalla maggior parte dei commenti delle questioni coeve, la classificazione dell'errore in materia viene articolata secondo lo schema della fallacia secundum quid et simpliciter. Secondo Aristotele, tale sofisma si dà quando ciò che viene detto solo in un certo senso viene assunto come se valesse in assoluto. E l'esempio che porta lo Stagirita è quello famoso dell'indiano e dell'etiope. Se in riferimento all'indiano e all'etiope è vera l'asserzione per cui sono bianchi in un certo senso rispetto, dice Aristotele, al colore dei denti, non è vero che siano bianchi in senso assoluto. Dalla prima bianchezza relativa non si può dedurre una bianchezza in assoluto. Tale considerazione veniva però applicata nel capitolo 25 degli elenchi al caso del vero e del falso, lo stesso chiamato in causa da Dante,
ed era frequentemente chiamata in causa dai medievali per la discussione di alcuni problemi specifici, come la discussione di paradossi e insolubilia, come quello famoso del mentitore, che nel testo di Aristotele corrisponde allo spergiuro. Ancora più rappresentativo della confidenza dantesca con questo tipo di armamentario è però il modo in cui questa distinzione fra simpliciter e secundum quid viene calata in azione nella confutazione immediatamente successiva. Essa ha per oggetto il famoso argomento dei due astri o due luminaria che Dante sintetizza in questo modo. Come possiamo leggere, poiché il sole e la luna rappresentano allegoricamente i due poteri e la luna non ha luce se non in quanto la riceve dal sole, allora il potere temporale non ha autorità se non in quanto la riceve dal potere spirituale. Di fronte a questo argomento, Dante afferma in primo luogo, richiamando alla priorità del senso letterale rispetto al senso allegorico, che potrebbe essere confutato demolendo in via assoluta la falsità del significato allegorico attribuito ai due astri. E da questo, peraltro, aggiunge che dipende tutta la vis, tutta la forza dell'argomento. In un secondo momento, però, osserva che la stessa argomentazione può essere confutata anche da un altro punto di vista, cioè introducendo una distinzione. Infatti, anche se è vero che la luna brilla di una luce propria e non dipende dal sole né relativamente all'essere, né relativamente al potere, né relativamente alla sua azione illuminante in senso assoluto, simpliciter, c'è un senso in cui l'azione illuminante della luna dipende dal sole secondo un certo aspetto, secundum quid. Dalla luce del sole, infatti, l'azione della luna può trarre una maggiore efficacia, una luce più abbondante che, secondo Dante, le consente di agire in modo migliore e più virtuoso. Per Dante, questa luce, che si va ad aggiungere a quella propria della luna, rappresenta, accettando il significato allegorico che potrebbe distruggere anche in senso assoluto, la benedizione del pontefice all'imperatore. L'errore degli avversari di parte papale, in ogni caso, si rivela proprio una fallacia secundum quid et simpliciter. Il fatto che la luna riceva qualcosa dal sole secundum quid, relativamente all'efficacia della sua operazione, viene trasformato in una dipendenza assoluta, simpliciter. Ancora più interessante, però, mi pare essere l'osservazione che introduce questa confutazione. È un'osservazione di cui non ho trovato molti paralleli nelle fonti, e che a mio modo di vedere potrebbe anche essere il riflesso di un'esperienza diretta di ciò che realmente accadeva in una disputa in cui vi erano delle confutazioni. Dante dice infatti che la distinzione, tollerando il falso, è più mite, è mizior, di una confutazione che demolisce in modo assoluto le premesse. E la ragione di ciò è legata proprio agli effetti pubblici di questa tecnica. La soluzione distintiva, infatti, fa apparire l'avversario non del tutto in errore, non come se stesse dicendo del tutto il falso, ma salva perlomeno la verità parziale di ciò che afferma. E qui sembra che il poeta stia parlando di qualcosa che conosce bene, che probabilmente può aver visto in azione nel corso della sua vita, che in una disputa orale svolta davanti a un pubblico di astanti, una soluzione basata sulla distinzione potesse apparire più caritatevole rispetto a una che lo facesse apparire mentiens in errore, peraltro mentiens è spesso usato nei commenti agli elenchi sofistici in connessione con la figura del sofista, è senz'altro qualcosa che possiamo ben capire. È certamente vero che il limite imposto dal testo, invalicabile, non ci consente di dire di più. Ma prima di cercare tracce di una partecipazione dantesca alle dispute dei filosofanti in documenti esterni, magari scorgendo Dante dietro domande che in linea di principio potevano essere poste anche da frati, o addirittura guardando a Parigi, forse potremmo anche noi anteporre il senso letterale del suo testo e considerare maggiormente passaggi eloquenti come questi. Il secondo caso su cui vorrei portare la vostra attenzione dopo questo è il modo in cui Dante si serve invece di un'altra fallacia, la fallacia della non causa come causa, in latino non causam ut causam, e che ha la sua occorrenza nel capitolo successivo a questo quarto.
In questo contesto, tale sofisma viene utilizzato per confutare un altro argomento figurale che prende in considerazione, i due figli di Giacobbe. Nella ricostruzione dantesca, come possiamo vedere dalla slide, questo argomento procede dall'assunto secondo cui Levi e Giuda sarebbero prefigurazione, significherebbero allegoricamente, i due poteri, quello spirituale e quello temporale. In particolare, dalla precedenza nella nascita, in Nativitate, da parte del primo, gli avversari di Dante concluderebbero la precedenza, nell'autorità, in Auctoritate, da parte della Chiesa. Il poeta fa però osservare a questo punto che anche in questo caso gli avversari, non rispettano, la forma logica del sillogismo, dal momento che Nativitas e auctoritas, e possiamo vederlo anche noi, sono due termini, ben diversi. A rigore, infatti, come possiamo vedere nella conclusione, sarebbe dovuto comparire ancora nativitas, cioè, nella colonna di destra, il termine C, mentre gli avversari introducono surrettiziamente auctoritas, il termine F. Proprio come in una disputa, Dante riporta una possibile obiezione, che potrebbe essere portata dai propri avversari. Questa obiezione, è quella per cui sarebbe lecito sostituire F a C, e cioè segnatamente l'autorità all'anzianità di nascita, dal momento che l'autorità procede sempre dall'anzianità di nascita, proprio come un conseguente dal proprio antecedente. Dante replica, a questa obiezione appellandosi alla nostra fallacia, in particolare, contesta il passaggio logico dall'anzianità di nascita all'autorità, dicendo che, questo passaggio, letteralmente, è falso, dal momento che, notate l'ironia, ci sono dei vescovi giovani che precedono in autorità i loro arcipreti più anziani. La fallacia, non causam ut causam si trova qui utilizzata in un modo decisamente peculiare. Come possiamo notare, infatti, questa espressione specialistica non viene riferita all'intero argomento scritturale, ma solamente all'obiezione, all'istanza finale, quella che interpreta l'autorità nel potere come conseguente all'anzianità di nascita. Il contesto dunque è quello di una semplice relazione fra termini, potremmo dire fra concetti, e il passaggio che viene contestato è che il primo termine implichi il secondo, esattamente come, in una proposizione condizionale, in quella che i medievali chiamavano una consequenza, l'antecedente implica il conseguente. Da questo punto di vista, vorrei farvi notare, si evince un deciso scarto rispetto alla lettera degli elenchi sofistici e alla maggioranza delle summule coeve. Per Aristotele, infatti, come per Pietro Ispano, questo particolare tipo di errore, non si riferisce a una relazione fra termini, ma riguarda una relazione fra proposizioni e in particolare fra, le premesse del sillogismo e, la conclusione. Inoltre, tale, errore riguarda il contesto specifico, del sillogismo o dimostrazione per impossibile. Il significato formale del sofisma, così per come emerge da queste fonti, potrebbe essere schematizzato nel seguente modo. Si assume una non causa come causa, in questo senso formale, quando una certa proposizione P, che non è realmente causa della conclusione impossibile, viene assunta in aggiunta alle altre premesse, come se fosse responsabile della conclusione impossibile. E questo è proprio allo scopo sofistico di falsificare P. In una dimostrazione all'impossibile, come forse sapete, si fa risalire l'impossibilità della conclusione, la sua falsità, alla falsità di una delle premesse da cui discende. E quindi si demolisce, la premessa responsabile di questa falsità. In questo caso, dunque, si sfrutta l'apparenza che, questa proposizione, P, aggiunta, diciamo così, surrettiziamente, di nascosto fra le altre premesse, sia la causa, de dell'impossibilità della conclusione per poterla poi,
sofisticamente respingere e demolire. Possiamo subito accorgersi, anche guardando questo schema, della discrepanza fra tale caratterizzazione e il senso della fallacia, così come l'abbiamo visto nella monarchia. Alla luce di ciò, bisogna dire, alcuni interpreti hanno proposto di collegare l'uso dantesco alla trattazione alternativa che di questo errore si trova nel secondo libro della Retorica. In questo contesto Aristotele passa in rassegna vari luoghi, topoi, per la risoluzione degli entimemi apparenti, che sono delle particolari dimostrazioni tipiche della retorica, con un grado di certezza del tutto inferiore a quello del sillogismo, che è il tipo di argomentazione propria della scienza. E in questo luogo Aristotele offre una descrizione meno formale di questo errore, assimilandolo a quello che in termini moderni siamo abituati a chiamare post hoc propter hoc, cioè per il fatto che qualcosa è accaduto allo stesso tempo successivamente a qualcos'altro, si assume il contemporaneamente a questo o il dopo questo come se fosse a causa di questo. In altri termini, si sostituisce a un nesso di successione temporale, un nesso di implicazione causale. L'esempio che porta lo Stagirita è quello relativo alla politica di Demostene. La successione temporale di una guerra alla politica di Demostene, di preparazione alla guerra, portò Demade a istituire erroneamente un nesso di dipendenza, di stretta dipendenza causale fra i due eventi. Il collegamento dell'uso dantesco con questo passaggio, tuttavia, non ci pare soddisfacente per due sostanziali ragioni. In primo luogo perché il rapporto fra anzianità di nascita e autorità non è affatto assimilabile a una successione a carattere temporale. È vero che Dante pone una successione temporale fra Levi e Giuda, figure della Chiesa dell'Impero, ma non la pone fra i termini in questione, cioè l'anzianità di nascita e l'autorità. In secondo luogo, soprattutto, tale rimando fallisce nel cogliere la pertinenza logica del richiamo dantesco. Dante, infatti, non si riferisce alle proposizioni di un sillogismo all'impossibile, ma assimila in ogni caso il rapporto fra anzianità di nascita e autorità al nesso che esiste fra un antecedente e un conseguente. In altri termini, Dante si mantiene in qualche modo fedele al significato formale del sofisma, traslandolo però dal contesto tradizionale del sillogismo a quello più contemporaneo ed avanguardia di una conseguenza. Andando al di là della lettera che si trovava nei testi canonici, dunque Dante dimostra anche in questo caso una notevole confidenza con la materia, rivelando un modo di vedere la fallacia che era probabilmente al passo con i suoi tempi. Non è escluso che anche in questo caso, come peraltro già volevano Michele Maccarrone e Richard Kay, Dante abbia potuto attingere per questo argomento qualche esperienza di disputa orale. Il terzo e ultimo caso che vi presento è costituito dall'argomento nel quale Kantorowicz riteneva espressa nella maniera più chiara la distinzione fra i due corpi che appartengono sia al Papa che all'imperatore, e cioè il loro corpo giuridico, la loro funzione politica da una parte, e il loro corpo concreto, il loro essere uomini che esercitano tale funzione dall'altra. Tale argomento, posto nel capitolo dodicesimo, è quello famoso della reductio ad unum, una sorta di cavallo di battaglia degli avversari di Dante, che si trovava anche al centro della bolla papale Unam Sanctam, con cui i sostenitori di parte ierocratica cercavano di dimostrare come il Papa dovesse ritenersi l'unica misura e regola di tutto il genere umano, ivi compreso l'imperatore. In particolare, come possiamo leggere, essi muovevano dal principio della metafisica, presente anche nelle Isagoghe di Porfirio, che sanciva la necessaria riducibilità di ciascun genere a un elemento imminente che ne costituisse la misura e la regola. In particolare dal fatto che l'imperatore e il Papa appartenessero al genere uomo e che il Papa non fosse riducibile ad altri,
deducevano che l'imperatore, insieme a tutti gli altri uomini, dovesse riferirsi a lui come misura e regola. Nel confutare questo argomento, Dante ammette prima di tutto la validità del principio della reductio ad unum, di cui d'altra parte si era servito personalmente nel primo libro della Monarchia e nel De Vulgari Eloquentia. E ammette che i suoi avversari dicano il vero sia quando affermano che tutti gli uomini appartengono al medesimo genere, sia quando sostengono che devono essere ricondotti a un unico individuo che sia misura di tale genere. Quando però applicano tale conclusione al caso del Papa e dell'Imperatore, dice il poeta, incorrono in una fallacia dell'accidente, falluntur secundum accidens. Infatti c'è una differenza categoriale fra l'essere Papa e essere Imperatore, e essere uomini. Proprio come voleva Kantorowicz, c'è una differenza fra il loro essere persone giuridiche e il loro essere persone reali. Si è Papa o Imperatore nei termini di Dante in virtù di una forma accidentale, si è Papa o Imperatore in virtù di una relazione contratta con gli altri uomini, che di per sé non appartiene alla natura, all'essenza dell'uomo. Da questo punto di vista, le funzioni di Papa e Imperatore, in quanto tali, rientrano per Dante sotto il genere della relazione, pertengono a delle funzioni politiche, ed è in questo genere della relazione che devono essere ricondotte ad unum, ma quest'unum non coincide con l'unum a cui devono essere ricondotti in quanto uomini, ma l'unum a cui devono essere ricondotti, diciamo così, in quanto persone giuridiche. E a questo Dante aggiunge che la relazione del papato e quella, con un termine che Conia chiama imperiatus, la relazione che c'è tra l'imperatore e i suoi sudditi, sono relazioni fra loro diverse, perché la prima è una relazione che sta sotto il genere delle relazioni di paternità e la seconda è una relazione di dominazione. Non comunicando nella specie, non essendo riducibili l'una all'altra, Dante dice, vanno ricondotte a una terza relazione che superi le loro differenze, che le comprende entrambe, una relazione di superiorità che chiama superposizio. E l'ente che realizza in grado imminente questa relazione è, dice, Dio stesso o qualche essere di poco inferiore a Dio. Anche in questo caso Dante dà prova di aver compreso il significato tecnico della fallacia meglio di molti interpreti moderni. Se l'errore che imputa agli avversari, infatti, non è semplicemente, come si è spesso detto, un confondere un accidente per una sostanza, l'essere imperatore o papa per l'essere uomo, ma è soprattutto ciò che consegue a questa confusione fondamentale, e cioè l'attribuzione a un accidente di un predicato che è proprio solo del soggetto. In questo caso, l'attribuzione del predicato essere riconducibile a un unico uomo ha delle relazioni come papato e imperiatus, che dovrebbero essere ricondotte invece, come abbiamo visto, a un'altra relazione. In ciò Dante, possiamo osservare, è perfettamente aderente al significato del sofisma, così come si viene descritto negli elenchi e nelle summule. Allo stesso tempo, però, possiamo rinvenire anche in questo caso una certa originalità, in particolare nell'applicazione della fallacia al caso di due relazioni come papatus e imperiatus. Sappiamo infatti dalle categorie che la relazione in termini aristotelici non è una sostanza, ma è un accidente, e nonostante ciò non compare mai in modo esplicito in nessuno dei modi che Pietro Ispano, ad esempio, in cui declinava la fallacia dell'accidente, e solo molto di rado è ricordato nella tradizione esegetica dei commentari. Va comunque rilevato che anche in questo caso, che in questo caso Pietro Ispano concede che questa fallacia, nonostante la declini nel caso delle relazioni, possa verificarsi anche in casi diversi da quelli che lui ha trattato.
Vorrei ora concludere la mia presentazione richiamando due fatti. Il primo è che la familiarità di Dante con le fallace è testimoniata anche da due significativi luoghi del paradiso, almeno due. In questi luoghi l'uso di queste armi dialettiche, come dicevo in apertura, viene letteralmente drammatizzato, messo in scena proprio come doveva presentarsi nelle dispute del tempo. Nell'esame sulla fede condotto da San Pietro, infatti, nel canto 24, il poeta viene accusato di essere incorso in un appetizio principii, e cioè quell'errore logico per cui si assume in partenza ciò che si intende dimostrare un attimo dopo. Nel canto 29, poi, proprio nell'invettiva che ricordava il professor Pasquale Porro l'ultima volta, troviamo richiamata la diffusissima fallacia dell'equivocazione, diffusissima non solo per il nesso che aveva con l'incipit delle categorie, ma anche perché era largamente conosciuta e impiegata nel discorso filosofico. Il secondo fatto è che Guido Vernani, nel suo De reprobazione Monarchiae Dantis, opera nel quale si scaglia contro le dimostrazioni della monarchia dantesca, non mancherà di accusare il poeta di essere un sofista verbosus, un sofista verboso, di essere incorso turpemente, dice, nella fallacia di equivocazione. Questo a testimonianza di come le fallacie costituissero delle armi dialettiche pienamente condivise anche dagli avversari della monarchia, e anche come, come diceva Ovidio Capitani, la monarchia, il primo trattato pubblico di Dante, suscitò fra i suoi avversari quelle reazioni passionali di indignazione e rossore che il poeta si aspettava. Nella monarchia, però, e su questo chiudo, Dante non accusa mai i propri avversari di essere dei sofisti, cioè di impiegare le fallacie come dei tranelli per ingannare, per guadagnare quell'apparenza di sapere che, come diceva Aristotele, ha come fine unico la ricchezza. Ci sono altri luoghi del paradiso in cui l'ingegno di sofista è collegato all'avidità e alla cupidigia. Se è giusta l'interpretazione che ho offerto, però, i sofismi presentati nella monarchia, in cui il Papa, alcuni pastori e altri incorrono, vanno invece letti come degli errori sì grossolani, ma dovuti alla passione di parte, a un ennesimo e tragico caso di sottomissione della ragione al talento. Vi ringrazio per l'attenzione. E rimango a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, o richiesta di approfondimento. Grazie. Grazie Stefano per questa presentazione, molto chiara, malgrado alcuni aspetti evidentemente un po' tecnici, ma che spero i nostri studenti abbiano non solo capito ma anche apprezzato. Comunque Stefano Pelizzari è a disposizione per ogni chiarimento se necessario. Ci sono vari aspetti che vale la pena poi discutere, ma partirei da una considerazione. Al di là del fatto che vedo esposto, come dire, questa immagine che diciamo, sia io che Stefano Simonetta diciamo, non possiamo francamente apprezzare, ma vorrei proprio cedere la parola a Stefano, nel senso Simonetta, nel senso che il discorso che è stato fatto è molto interessante, è un discorso che riguarda l'applicazione di strumenti di analisi logica a un testo che comunque è un testo ecclesiologico-politico. E quindi, considerato tra l'altro che Stefano, per più che giustificati motivi, poi ci lascerà, forse vale la pena che lui ponga qualche problema legato a alcuni interrogativi che emergono subito anche alla luce delle considerazioni finali, cioè non c'è un'aperta accusa di essere dei sofisti che vogliono ingannare, c'è quest'idea di errori logici commessi perché si è accecati dalla passione politica, che è un tema sicuramente interessante. Viene da chiedersi però a chi è destinato il testo, un testo che usa così sistematicamente una strumentazione logica, anche molto tecnica, per mostrare le fallacie di alcuni argomenti. Non so se Stefano vuoi fare osservazioni, considerazioni o domande su questo, o ovviamente su qualsiasi altro punto.
Ma sicuramente hai toccato, intanto ringrazio il mio omonimo e mi complimento per il suo intervento, davvero, davvero apprezzabile, e, un ulteriore regalo nella giornata. Anch'io sottoscrivo la disapprovazione per l'immagine che troneggia, peraltro in assenza di Gabriele, che ha lasciato solo l'immagine, quindi una vera beffa. E facendoci, ecco che torna probabilmente con la maglietta della seconda squadra di Milano. E invece, venendo a cose serie, ho molto apprezzato il tuo intervento. E sicuramente il tema che poneva Luca è un tema importante. In generale, la cosa che colpisce è che sono pochissimi i casi fra la fine del 200 e la prima metà del 300 di teorici anti-ierocratici che impostino in quel modo la polemica anti-ierocratica, cioè che, perché in realtà anche gli autori più noti utilizzano pochissimo questo tipo di argomentazioni, ma nella maggior parte dei casi non si tratta tanto di mostrare le fallacie o i ragionamenti non del tutto efficaci o i paralogismi degli avversari. Magari quella è un'accusa ricorrente, ma poi la gran parte della demolizione è fatta o sulla base di dell'esegesi scritturale, e quindi, come dire, dell'interpretazione, e la battaglia è tutta sull'interpretazione dei passi chiave, oppure quando si usano argomenti tutti e solo filosofici, diciamo, come nella prima dizio di Marsilio, si contrappongono tesi, una diversa concezione, per esempio, della società per contestare le pretese di assolutismo papale. Da questo punto di vista, Dante, non dico che rappresenti un'eccezione assoluta, ma è sicuramente in un numero esiguo di autori che impostano invece non solo naturalmente in quel modo, ma anche in quel modo la polemica. Allora, volevo chiederti se hai già avuto modo o se pensi nel proseguo della tua ricerca, perché ovviamente è una ricerca in progress, già con risultati molto apprezzabili, ma in progress, se tu pensi di provare a lavorare su questo aspetto, cioè confrontare e provare a trovare casi analoghi in cui ci sia un utilizzo di questo genere degli argomenti, degli strumenti polemici basati sulla logica, innanzitutto. Grazie per questa domanda, che è più di una domanda, ma è anche, diciamo, un suggerimento per alcune ricerche future. Qualcosa che mi pare di aver capito, anche studiando il contesto in cui scrive Dante, anche dal punto di vista di possibili punti di riferimento, anche polemici, è che forse gli strumenti della logica erano più usati quasi dai suoi oppositori, cioè dagli stessi sostenitori della causa ierocratica. Ad esempio Giacomo da Viterbo, proprio nel finale della sua opera, si richiama a, diciamo, alcuni concetti che sono a cavallo fra logica e, oggi diremmo, filosofia del linguaggio. Ma Egidio Romano stesso, diciamo, era come Agostino Trionfo di Ancona, suo allievo, era a sua volta un logico rinomato. L'applicazione della logica alla teologia, specialmente in questa fase storica, produceva anche degli eccessi a cui Dante probabilmente era sensibile, che magari vedeva anche sotto i suoi occhi. Nel contesto della disputa in cui Dante interviene, sicuramente è un caso unico. Come unico credo anche, ma questo forse lo sappiamo anche guardando Dante da altri punti di vista, è il desiderio di autorappresentazione che Dante ha fin dalla sua produzione giovanile. Quindi, oltre a, diciamo, utilizzare un linguaggio che era quello consono alla disputa in corso, secondo me, quindi guardare a dei modelli possibili a cui potesse ispirarsi, secondo me è da considerare anche, questo è il pensiero che mi ha orientato anche nelle ricerche che ho fatto fino a questo momento, il fatto davvero che, come diceva Ovidio Capitani, la monarchia è forse la prima opera pubblica di Dante di questo tenore, cioè Dante si presenta sulla piazza pubblica del mondo in questi termini. Sono termini, probabilmente avrebbe detto Nardi, che vogliono anche dimostrare una raggiunta maturità filosofica,
ma anche qualcosa di più, anche l'identificazione con il profeta Daniele che ho scelto insieme a Gigi per la locandina è significativa sia della tonalità emotiva di Dante, nel senso che probabilmente si sentiva ingiustamente gettato nella fossa dei leoni, ma nonostante ciò, sentendosi il giusto di Dio, si sentiva protetto. E comunque portatore di una verità che poteva essere dimostrata sia sul piano filosofico che anche su quello appunto delle scritture. Non so se Stefano hai dei commenti, magari questo discorso che ho fatto anche abbastanza confuso ha illuminato qualche ulteriore. No, io non l'ho trovato confuso né nella tua presentazione né in quello che ci hai detto ora, e sono d'accordo con te. E per esempio, mi hai anticipato, l'avrei osservato io in risposta alla tua eventuale argomentazione, quel tipo di utilizzo della strumentazione logica è molto più tipico nei primi decenni del 300 del fronte avversario. Ed è curioso che, anche perché naturalmente alcuni degli autori di cui stiamo parlando, da Giovanni da Parigi sino a Occam e Marsilio, non erano certamente privi degli argomenti per la capacità di utilizzare anche quello strumento polemico, che invece è usato pochissimo, anche da Occam in realtà, molto meno di quanto ci si aspetterebbe. Poi, vabbè, si può entrare, non voglio sottrarre troppo tempo, E corro a festeggiare soprattutto, ma perdonatemi di nuovo, ma naturalmente sui Duo Luminaria ci sarebbe moltissimo da dire. È molto interessante quel tentativo di respingere l'utilizzo dell'argomento da parte dei suoi avversari, che ha una serie di assonanze ma anche delle diversità significative rispetto a tanti altri modi con cui si era cercato di disinnescare quel tipo di lettura, no? Che fa della Luna un astro totalmente passivo, totalmente che vive di luce riflessa, e questo sicuramente è già stato fatto in buona parte. Ci sono degli articoli anche non recentissimi, molto ricchi, che passano in rassegna le diverse obiezioni all'argomento dei due Luminaria, ma sarebbe interessante, c'è sicuramente ancora qualcosa da fare, e non sempre Dante è considerato lì, anche se naturalmente qualcuno lo aveva già fatto. Peraltro, se posso aggiungere prima di cedere nuovamente la parola, è certamente significativo che alcuni interpreti abbiano accusato Dante, proprio guardando all'utilizzo di una terminologia logica o di sfoggio, come diceva Michele Maccarrone, come Bruno Nardi lo rimproverava, oppure addirittura di spiegare alcune regole di logica. Quindi non è solamente un utilizzo della logica nel senso di costruire argomentazioni rigorose o servirsi di alcune regole, ma talvolta c'è l'impressione che Dante, per così dire, passi dalla logica utens, da quella che è nella materia, alla logica docens, cioè voglia proprio spiegare e richiamare alcune nozioni comuni, condivise, ma sicuramente ci sia questa cosa che a volte anche gli interpreti moderni commentano come una pedanteria, e questo sicuramente è forse l'aspetto che distingue Dante anche dai suoi avversari, e l'aspetto, secondo me, che è qualcosa che si nota molto bene, è un punto esclamativo che va trasformato in un punto interrogativo. E bisogna anche, secondo me, interrogarsi sul perché ci sia questo tipo di richiamo. Io l'ho chiamato richiamo, in occasioni precedenti l'ho chiamato esibizione, adesso ho cambiato, non ho cambiato idea, ma l'ho declinato nel contesto del terzo libro. E così, se ci sono dei commenti anche su questo, mi farebbe molto piacere. Ma io un piccolissimo commento, no Stefano, se hai ancora osservazioni, prego. No, io sono soddisfatto. Diciamo, è molto difficile valutare, c'è chi ha parlato di sfoggio, Nardi ha rimproverato di parlare di sfoggio, in alcuni casi lei stesso, e ne abbiamo discusso ampiamente, ha parlato di esibizione. Non c'è dubbio che Dante qui in qualche modo insista, dia lezioni
che ci sia un aspetto di pedanteria, non c'è alcun dubbio, e credo che quello che diceva prima Stefano, cioè che alla fin fine in Occam, e stiamo parlando di Occam, cioè un pesatore per cui la logica è assolutamente essenziale, che si occupa lungamente di logica, ci sia negli scritti ecclesiologici e copolitici una minor presenza di questa analisi della struttura argomentativa delle tesi degli avversari è molto indicativo. Poi però, prima di sollecitare altre osservazioni, dico, perché può essere utile per gli studenti, che bisogna sempre essere molto attenti nel valutare la presenza o l'assenza di certi aspetti in un pensatore medievale, ma in qualsiasi pensatore. Quando si parlava di pedanteria, di esibizione, di questo Dante che inutilmente, gratuitamente scrive pagine e pagine analizzando gli argomenti, lo si faceva da parte di gente che, per dirla molto seccamente, non ci capiva assolutamente nulla, perché credo sia utile a uso degli studenti contestualizzare un po' il discorso che Stefano Pellizzari ha fatto in un contesto storiografico. La Monarchia di Dante è un'opera notevolissima, lentissima, influentissima. È un testo che ha avuto una storia particolare. Vorrei ricordare che era all'indice dei libri proibiti fino al 1881. Si sono scritti fiumi di inchiostro su questo, su questo testo, specialmente dopo. Ma fino a tempi molto recenti, l'analisi di questo apparato logico, questa argomentazione logica così presente nel testo, era totalmente sfuggita. Cioè, bisogna aspettare l'edizione utilizzata da Stefano Pellizzari, di Paolo Chiesa, un collega della Statale di Milano, e di Andrea Tavaroni, che sarà nostro ospite presto, per avere qualcuno che davvero va dentro a questo tecnicismo logico, che banalmente traduce correttamente. Le traduzioni precedenti su questi aspetti erano tutte assolutamente inaccettabili, ambigue, a volte addirittura ridicole. A me è capitato anni fa di fare lezioni sulla monarchia a partire da traduzioni molto economiche fatte da storici del pensiero politico o da studiosi di Dante di formazione letteraria, in cui tutta l'argomentazione logica è completamente fraintesa perché non conoscono i termini tecnici. Adesso si è capito davvero e si comincia a capire che cosa c'è veramente dentro, quant'è la presenza e l'importanza di questa dimensione. Poi, appunto, una valutazione è ancora da fare, perché c'è ancora un'analisi in parte da fare, ma vale la pena di sottolineare che da un certo punto di vista è una dimensione nuova che sta emergendo da alcuni decenni nell'interpretazione di un testo straletto, strastudiato. Dopodiché non vorrei monopolizzare la discussione, e quindi innanzitutto chiederei se ci sono anche da parte degli studenti interventi, anche semplicissime domande di chiarimento su alcuni aspetti, su alcune, come dire, fallacie che sono state presentate, eccetera. O commesse. Nessun intervento? Se posso intanto fare un commento su quello che ha detto adesso, diciamo anche per condividere con voi un aspetto sul quale sto lavorando in questo momento, è che non solo si è fatto poco, però nel fare poco relativamente a questo aspetto si sono consolidate nel corso degli anni alcune linee interpretative che poi si sono tramandate fra i vari commentatori. La più famosa è quella, che è legata al nome di Pietro Ispano. Ora, sappiamo che il manuale era diffusissimo, però ci sono dei casi in cui Dante diverge, nonostante i commenti continuino a rimandare alla lettera di questo testo senza commentare ulteriormente. E questo è un caso di un'interpretazione storica che ha un'origine storica ben precisa, ha una data, a mio parere, che è la recensione che Bruno Nardi fece all'edizione di Volpe della Monarchia nel 1947, mi sembra, dopo che nel 1946 aveva fatto una recensione alla prima edizione moderna delle Summule Logicales di Pietro Ispano, in cui sostanzialmente lo rimproverava di non aver guardato a questo
manuale di logica estremamente diffuso al tempo, e da lì diciamo l'edizione di Ricci del 65 riprende pari pari tutte le osservazioni, tutti i collegamenti che Nardi faceva fra la monarchia e i Tractatus, li inserisce nella sua citazione, e questi riferimenti continuano e continuano nel corso del Novecento, dalle edizioni più economiche a altre edizioni critiche che proprio degli ultimi anni, con poi l'eccezione virtuosa, secondo me, di Paolo Chiesa e Andrea Tabarroni, che hanno recuperato, direi, un principio di austerità teoretica nel selezionare i riferimenti a Pietro Ispano, utilizzandoli soprattutto in una chiave esplicativa di ciò che Dante sta dicendo, senza per forza limitare il collegamento oppure renderlo sicuro e assoluto. Sì, certo. Diciamo, ci sono queste poche forse linee interpretative, che come tutte le linee interpretative sono un prodotto storico, e è interessante studiarle anche da questo punto di vista. Certo, grazie. Il giudizio molto drastico che ho dato sulle traduzioni richiede forse una piccola precisazione. In effetti c'è la traduzione di Nardi, che, lo dico per gli studenti, è il più grande artista del Novecento, che non ha i limiti di cui ho parlato prima. Nardi aveva una competenza in ambito filosofico assolutamente notevole. Tuttavia bisogna dire che è un testo a cui Nardi ha lavorato fino alla morte, che è stato pubblicato, se ricordo bene, postumo, e pur non avendo gli erroraci che si trovano altrove, non c'è la capacità di cogliere sempre le allusioni, perché in alcuni casi si tratta di allusioni al tecnicismo strettamente logico. C'era Andrea Colli prima e poi Domenico Prellino dopo. Prego. Buonasera, professore. Innanzitutto la ringrazio per l'esposizione, e la mia sarà una richiesta di chiarimento a livello di studente, nel senso che non sono temi su cui sono particolarmente ferrato, quindi chiedo un chiarimento rispetto a quello che lei stava presentando. Rispetto a qualcosa accennato adesso mentre prendevamo il tempo delle domande, rispetto a quelle che potrebbero essere le strumentazioni che Dante aveva a disposizione per poter, come dire, poi esibirsi oppure manifestarsi così esperto di sillogismi e di logica. Lei prima faceva riferimento al trattato di Pietro Ispano, mi chiedevo se ci sono, quali sono gli studi anche più recenti che soprattutto, se ci sono, mettono in luce qualcosa rispetto alla formazione di Dante su questo aspetto. La volta scorsa Porro faceva riferimento a l'eventuale frequentazione degli studi a Bologna. Mi veniva in mente, le dico chiaramente perché pongo questa questione, perché Alberto Magno, che è fonte di Dante in altre circostanze, penso per esempio alla cosiddetta questio sulla nobiltà nel convivio, per esempio utilizza i sillogismi o la logica per commentare il libro del profeta Isaia. Quindi, siccome Alberto Magno sappiamo che le aveva letti e commentate tutte anche le opere di logica di Aristotele, mi stavo chiedendo semplicemente se ci sono studi che vanno nella direzione di mettere in luce una possibile mediazione, o seppure Dante leggeva direttamente, aveva letto direttamente certi altri testi, insomma. Diciamo, è una domanda così di pura conoscenza, molto generale, mi scuso anche forse per la banalità della domanda, ecco. Grazie infinite della domanda, che è molto interessante. In effetti non c'è scritto moltissimo. Il professor Tabarroni, proprio riferimento anche a dei casi di traduzione che andavano rivisti, ha scritto qualcosa indicando anche delle affinità, ad esempio, con testi che rimandano all'ambito bolognese, quindi Gentile da Cingoli. Riguardo Alberto Magno, anche commenti di logica di Alberto Magno, diciamo, tramite Egidio Romano, in ambiente italiano, erano alcune dottrine arrivano. E poi, al di là della, diciamo, della presunta visione da parte di Dante di testi di logica in maniera diretta, secondo me resta centrale per l'idea che mi sono fatto, quindi
guardando a Dante, il fatto che lui potesse vedere, potesse sentire alcuni termini, alcune forme argomentative nel discorso teologico. E da questo punto di vista, secondo me, il discorso delle dispute teologiche, non solo quindi le dispute quodelibetali di cui si parla molto anche tra i dantisti, forse è una degli ennesimi, non vorrei dire miti, però ci si entusiasma moltissimo, però forse c'erano anche delle dispute a livello ordinario a cui poteva assistere, magari poi il professor Bianchi può dirci qualcosa su questo. Oppure dei testi teologici in senso stretto che poteva leggere, e Luisa Valente ha evidenziato bene sia per il XII secolo che per il XIII fino alla fine la presenza dell'uso delle fallacie, ad esempio, nel discorso teologico. E poi c'è un passaggio nella Monarchia, nel primo libro, in cui parla Dante direttamente dei logici del suo tempo, dice: subito dopo che dà la definizione di libero arbitrio che davano i filosofi, però questa definizione di libero arbitrio data dai filosofi era riportata come tale soprattutto nei commenti alle sentenze, ad esempio, dice che i logici nostri anche ironico, passano le loro giornate a inserire le loro trattazioni di esempi di cui non comprendono il senso. Tutto il giorno, quindi anche questo sembra, diciamo, uno scorcio quasi in presa diretta di qualcosa che potrebbe aver visto, cioè un insegnamento di logico, non necessariamente di logica, ma magari proveniente, però forse sì, proprio di logica. E quindi, diciamo, anche la storia orale da questo punto di vista andrebbe presa in considerazione, però forse non c'è bisogno di nemmeno troppo di guardare a testi specialistici di logica per capire da dove venga parte della terminologia che usa Dante. Ad esempio, la fallacia non causa come causa, questa ad esempio la usa anche Tommaso e potrebbe benissimo averla presa anche da lì. Grazie. Sì, sulla questione, diciamo, della formazione di quello che l'uso di questa strumentazione logica ci dice sulla formazione, se mai dico qualcosina dopo, adesso darei la parola ai due che hanno chiesto, dico solo che, anticipo solo che bisogna stare attenti sempre a considerare che alcuni temi hanno una circolazione molto più larga di quello che immaginiamo. Mi limito a questo esempio, la fallacia secondo cui De Simpliciter, e ringrazio Stefano Pellizzari di averla introdotta, anche perché se c'è qualcuno che segue il mio corso poi sarà utile quando parlerò del corso di Voice di Dacia. Beh, la fallacia secondo cui De Simpliciter, che sembra una questione molto tecnica, con questo esempio politicamente scorretto di Aristotele, degli etiopi neri ma che hanno i denti bianchi, beh, questo è un esempio e un tema che viene ricordato da Bonaventura durante una predica. Quindi, come dire, la dimestichezza di alcuni autori e anche del pubblico a cui si rivolgevano, con alcuni aspetti anche tecnici, va tenuta presente. Dopodiché c'è Domenico Prellino e poi Andrea Fiamma. Prego. Buonasera. Buonasera. Intanto volevo ringraziare il dottor Pellizzari per la chiarezza didattica, lo dico da studente del secondo anno che ha ancora miliardi di cose da imparare, per cui insomma, ecco. Grazie. E in verità la mia domanda, lei ha risposto già tantissimo alla mia domanda, grazie alla domanda del collega che mi ha preceduto. E quindi le faccio solo l'ultima domanda che mi ero riservata, che era veramente tecnica da studente. Siccome noi dobbiamo, per seguire i nostri tre CFU, comporre una relazione in uno degli argomenti a scelta, il suo mi interessa molto, volevo sapere se lei aveva della bibliografia, se la posso contattare, della bibliografia da consigliare per ragionare meglio sulle sue slide in maniera più approfondita. Ecco, quindi era solo una domanda semplicissima di tipo tecnico, o se la posso contattare, ecco, lei mi può dare suggerimenti. La ringrazio moltissimo, grazie delle sue parole ancora prima della domanda, e mi contatti pure, sarà un piacere per me. Vedere questi giovani che hanno questa chiarezza espositiva è una grande soddisfazione, come vede io sono molto più vecchiotto ed è la mia seconda laurea.
Grazie Domenico. E magari se mi contatta riesco a darle delle indicazioni più precise di quanto non farei adesso. E se vuole poi concordiamo anche qualcosa di più specifico a livello di tema. Sono completamente disponibile. Grazie. Grazie Andrea. Sì, grazie per la parola. Io volevo fare innanzitutto i complimenti al dottor Perlizzari, perché davvero la chiarezza è rara, insomma, è veramente, il suo intervento è stato chiaro, preciso, pulito, un linguaggio piano, insomma, quindi davvero complimenti. E anch'io pongo una questione, diciamo, da studente, perché guardo a queste cose con gli occhi, diciamo, di un lettore di testi del XV secolo, e so pochissimo di questi argomenti e di questi temi. E però, appunto, proprio a partire dal XV secolo, ecco, qualche tema, un po' anche la terminologia, c'è qualche cosa che ha richiamato un po' la mia attenzione. Innanzitutto questo termine verbositas, o comunque questo aggettivo verbosus, che è abbastanza comune tra gli umanisti, e solitamente viene utilizzato proprio per attaccare coloro che intendono, come dire, il dibattito accademico quale l'unico veicolo di verità. E solitamente, ecco, c'è anche un po', come dire, una considerazione filosofica in merito all'utilizzo della logica e degli strumenti universitari come appunto validi, più o meno validi per giungere alla verità e per giungere al vero. Ecco, quindi la questione che io volevo porre un po' ricalca, ecco, questa tematica umanistica, e volevo capire quale fosse stata un po' la visione di Dante in merito al valore della forma della questio universitaria, e se nei suoi testi, insomma, c'è spazio anche un po' per capire quale fosse stato il suo rapporto con, appunto, la forma di verità veicolata nel contesto universitario. Ecco, questa era un po' la questione. Ringrazio. Sempre Bruno Nardi diceva negli anni del centenario che al riparo dai festeggiamenti del centenario dovremmo tornare a leggere il quarto trattato del convivio e guardare che forma ha, e l'edizione di Fioravanti ha messo in luce, diciamo, il fatto che abbia la forma di una questio disputata, e sicuramente anche la questio di acqua e terra, la cui attribuibilità a Dante tuttavia è controversa, testimonia uno stretto legame di Dante proprio anche dal punto di vista della forma con questo genere. Quindi secondo me sono innumerevoli nei testi di Dante le tracce, diciamo, di questo modello e dell'attrattiva che ha esercitato su di lui. Volevo ringraziarti anche per aver puntato la mia attenzione sul tema della verbositas, perché devo dire che in quel riferimento di Guido Bernani ero stato più attento al primo termine, cioè al sofista, però forse verbosus rende ancora meglio l'idea di un effetto che ha fatto l'opera di Dante sui suoi contemporanei, oppure coloro che in anni non troppo ulteriormente in là hanno letto la sua opera. È veramente interessante anche proprio per questo tema della disputa, di come poteva essere visto e letto Dante a quell'altezza cronologica. Non so se ho risposto alla domanda. Relativamente alla questio, poi ad esempio anche Michele Maccarrone presentava il terzo libro della Monarchia scandendo addirittura le argomentazioni di Dante nel termini di argomenti a favore, argomenti contro, determinazione, risoluzione dei problemi. Bruno Nardi, diciamo, anche strigliandolo in certe occasioni, ha invece mostrato come la struttura della questio che chiamava in gioco Maccarrone non fosse quella adeguata a descrivere il terzo libro, che come la questio si fosse evoluta anche nel corso degli anni. E ti rimanderei anche a questi studi se sei interessato ad approfondire questo aspetto.
Oltre appunto alla, anche l'ultima edizione della Quest d'Acqua e Terra della Salerno Editrice, un'ottima introduzione che tocca anche alcuni di questi temi, e ovviamente l'edizione di Fioravanti del Convivio. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande, osservazioni, richieste di chiarimento? Posso fare un'osservazione che anche nel mio caso si presenterà come extravagance, ma prendo il là dall'accento posto sulla verbositas, adesso è associata ai sofisti. La verbositas, come la garrulitas, le altre, diciamo, quasi sinonimi del multiloquium, no? Esprimono nella forma dell'eccesso quel difetto che invece si manifesta nel vizio dei sofisti, nel tirare conclusioni solo apparentemente vere ma false. E questa associazione, diciamo, fra i due estremi, i due opposti, il vizio per difetto dei sofisti e il vizio per eccesso dei retori smisurati e verbosi, condannato e stigmatizzato da Agostino in un celebre passo della dottrina cristiana, subito dopo aver introdotto, no, l'utilità della logica che plurimum valet, ricordando come interpretazione della scrittura alcuni, per una certa puerili sostentatio nell'ingannare l'avversario, dicipiendi adversarium, o per una libido rixandi, abusano degli strumenti della logica, potremmo dire forse per eccesso di zelo della loro parte, per amore eccessivo della loro parte, finendo però per, come dire, causare divisioni all'interno del corpo ecclesiale. Questa cosa mi ha colpito, nel senso che chiaramente il contesto nel quale si muove Dante, come hai mostrato, e i riferimenti espliciti sono altri, ma è un tema, diciamo, che ha fortemente influenzato la tradizione medievale. Questa pagina della dottrina cristiana è molto, molto nota, è ripresa ampiamente, spesso nei sermoni di Inceptio, dai teologi. E per chi si occupasse di logica, sicuramente era perlomeno un riferimento culturale noto. Lo dico appunto, è un'osservazione in margine del tutto laterale, ma mi è stata così. Nel primo libro Dante ricorda che vuole evitare usa un'espressione altrettanto pregnante, una tediosa superfluitas, scusate, e forse anche questo si connette al discorso che facevi. Grazie. Grazie. Ci sono altre osservazioni? Allora, solo da parte mia una piccola, diciamo, aggiunta sul tema che è emerso, cioè che cosa ci dice questa padronanza, che comunque la vogliamo qualificare pedantesca, sfoggio, esibizione, ma comunque è una padronanza assolutamente notevole da parte di Dante di strumenti logici per quanto riguarda la sua formazione. Qui il discorso è molto complicato, perché Stefano Pellizzari ricordava che secondo Bruno Nardi questo testo, proprio alla luce dell'uso che viene fatto di strumenti logici, dimostra la maturità di Dante. Bisogna ricordare che per Nardi la Monarchia sarebbe stata scritta appena dopo il Convivio, quindi lui dava una notazione, per così dire, molto vicina al Convivio e molto, come dire, alta della Monarchia. Il che rendeva le cose ancora più sorprendenti, considerato che la formazione filosofica, larghissima parte da autodidatta di Dante, diciamo, è una formazione che è databile un po' di anni prima, ma non tantissimi. Noi sappiamo adesso, nel senso che c'è un consenso pressoché universale, non sulla datazione esatta della Monarchia, ma sul fatto che comunque viene parecchi, parecchi anni dopo rispetto all'introduzione del Convivio, e che è opera la cui scrittura coincide con alcune fasi di stesura della Commedia, anzi dello stesso Paradiso, quindi gli ultimi anni, secondo alcune ipotesi, della vita di Dante. Allora, in ogni caso, Dante
dove e come ha acquisito questa padronanza della logica, considerato che in ogni caso abbia pur seguito, e ce ne parlerà Anna Pegoretti, le dispute dei filosofanti, abbia forse avuto un qualche periodo di formazione a Bologna, non ha avuto un percorso regolare. Questa è la vera domanda che resta in buona parte senza risposta. Ma certo, anche alla luce di quello che diceva Stefano Simonetta prima, cioè non troviamo qualcosa di comparabile negli scritti ecclesiologico-politici di Occam, questa presenza così ingombrante è molto interessante, è abbastanza un mistero. Non saprei rispondere, ma sentiremo sia Andrea Tabaroni, che verrà, che è uno specialista della monarchia e che appunto ha fatto questa eccellente traduzione e introduzione, sia Anna Pegoretti. Quello che in ogni caso penso vada sottolineato, e chiedo a Stefano se è d'accordo, è il fatto che comunque abbia acquisito questa competenza. Dante vuole introdurre anche tutto questo complesso armamentario logico proprio per sottolineare la natura del testo, che è un testo che ha sicuramente questa dimensione profetica, non c'è dubbio, che annuncia verità mai conosciute prima, ma che vuole essere un testo di filosofia politica, dove certi temi già trattati prima, perché lo sa benissimo che non è il primo che tratta quei temi, vengono affrontati con un approccio filosofico, a partire da un'analisi precisa di alcuni temi, da premesse, diciamo, un principio direttivo che viene chiaramente enunciato, e allora anche confrontarsi con gli altri smantellando uno per uno gli argomenti assume una prospettiva in qualche modo più comprensibile, ecco. Però per quanto mi riguarda, io la domanda ma come ha imparato la logica in questo modo è una domanda a cui non saprei rispondere. Ringrazio. Sì, in effetti è forse la domanda che dovrebbe orientarsi anche in futuro. In fondo anche Robert Ascoli, un grande studioso americano di Dante, ha richiamato i dantisti a indagare il dove e il quando al di là del cosa, e questo però è uno studio che forse va al di là di Dante, cioè uno studio dei contesti e uno studio anche di come figure affini a Dante per caratteristiche potevano essere itineranti, potevano essere dei laici con una formazione sistematica, potevano arrivare a questo livello. Dante è un caso abbastanza unico, anzi più unico, diciamo, che raro, come si dice in termini correnti. E tuttavia, difficilmente guardando solo a Dante, secondo me, troveremo delle risposte. È un lavoro enorme, speriamo che anche con la spinta che verrà da questo settecentenario qualcosa di nuovo non si possa sapere prossimamente. Invece sul valore, diciamo, che Dante intenzionalmente attribuisce alla logica come strumento per raggiungere la verità, è l'aggancio dei principi che sono irrefragabili e che su cui tutti sono d'accordo, e questo sicuramente è vero, come emerge da vari luoghi della sua opera, la convinzione che la verità abbia un effetto di liberazione. È un'idea anche biblica che la verità, una volta sentita, ci renda liberi, ma è anche un'idea di scienza e si collega, secondo me, anche in quest'ultima fase di Dante al suo intellettualismo etico. E anche questo è una direzione che richiamava già il professor Porre, su cui forse varrebbe la pena continuare a lavorare in futuro. Va bene, grazie mille. Allora, se non ci sono altre domande o osservazioni, io ringrazio tutti voi e ringrazio ancora Stefano Pellizzari. Avevo detto che ero orgoglioso che parlasse il nostro giovane dottorando, certo che si sarebbe comportato più che bene, perché già conoscevo la sua chiarezza e spero che tutti l'abbiate apprezzato. Vedo che uno studente l'ha apprezzata, il che mi conforta. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima occasione. Gigi, vuoi magari ricordare qual è e quando è?
Sì, mi coglio impreparato, ma fra 2 settimane direi, se non sbaglio, controllo subito, ma è l'appuntamento con il dottor Marco Gallarino, sì, è giovedì 20, se non sbaglio alle 17 in punto, come sul sito è indicato senz'altro, e come al solito invieremo con qualche ora di anticipo o un giorno di anticipo, come abbiamo fatto oggi, il link per la partecipazione alla riunione specifica predisposta. Va bene, allora grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie, grazie. Buon lavoro, buona serata. Arrivederci. Buon... Grazie.